Sono stati presentati alla città in questo fine settimana due nuovi impianti sportivi che rafforzano il brand di Pesaro come città dello sport e della bicicletta. Stiamo parlando della pista di pump track e quella di skate, collocate in via dell'Acquedotto, una delle aree cittadine più degradate che, anche grazie a questo intervento, continua la sua trasformazione in un luogo di incontro e aggregazione giovanile. Il costo dell'operazione è stato di 200.000 euro, più altri 40.000 di contributi regionali, essenziali per la realizzazione dell'illuminazione e della recinzione. Gli spazi saranno aperti tutti i giorni dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 20. Devo dire che questo è un intervento che abbiamo fortemente voluto. Valorizzare quest'area attraverso il bocciodromo e la pista di pump track e la pista di skate vuole essere un modo per far vivere insieme generazioni differenti. Il nostro obiettivo adesso è all'interno appunto del bando delle periferie che sta per partire, che stiamo sviluppando, che ci permetterà di riqualificare tutta quest'area, anche la realizzazione di un impianto di parkour, che è una disciplina in forte crescita, che legata allo skate park e al pump track darà la possibilità a molti giovani, non solo pesaresi, di venire in questo spazio che diventerà uno spazio veramente nuovo e vivibile. E la pista di pump track è un'eccellenza, l'ha realizzata una ditta di Bolzano che fa piste da sci, da snowboard ed è specializzata sul pump track. La pista di skate è stata realizzata dalla ditta Vitali ed è stata strutturata in maniera tale per essere implementata. Quindi il nostro obiettivo è implementarla ulteriormente, lo spazio a disposizione c'è. È stata illuminata, quindi sarà utilizzabile dalla mattina fino alla sera e questo ci porterà a far vivere questo pezzo di città in maniera differente. È un impianto sportivo di grande qualità, il nostro augurio è che non sia funzionale solamente per i pesaresi e le zone limitrofe, ma anche per tanti campionati nazionali che si possono organizzare. In questa occasione dovevamo avere dei personaggi di grande prestigio del panorama dello skate e della BMX, non è stato possibile causa Covid, quindi oggi si apre, l'impianto sarà aperto tutti i giorni, sabato e domenica dalle 8 alle 20, gli altri giorni dalle 16 alle 20. Però l'idea è, insomma, appena passata la pandemia, verso marzo 2021, primavera, di fare una vera inaugurazione, fare un evento veramente che possa dare valore a questo luogo di aggregazione giovanile, questo luogo di sport, questa zona che vogliamo riqualificare sempre di più.